Mamma, pronto? Ciao, come stai? Bene, sì, tutto bene. Il libro, sì, ho sentito stamattina l'editore, ha detto che sta andando molto bene. No, quello nuovo no, non ho iniziato ancora. Ho scritto qualcosa così, ma credo di mettermi sotto quando torno. Sì, vado a prendere un pochino d'aria buona. Ah, no, Pergine Valdarno. Sì, ti chiamo, sì. No. Va bene, dai mamma, te lo prometto. Quando torno ci vediamo, va bene? Ok. Dai mamma, che devo andare a fare la valigia. Ok. Ciao mamma. Scusi il disturbo, signora, non è che... Buonasera. Sono Elisabetta Ferri, ho prenotato una camera singola. Ferri, sì, la stavamo aspettando. Mi può dare un documento per cortesia? Certo. Grazie. Questo glielo restituisco dopo, mi segua. Venga, così l'accompagno nella sua stanza. Grazie. Grazie. Non era chiuso. Scusi, Sì? Oh. la signora che stava... Ah, dice mia moglie. Ora è andata in cucina, sa, questa è una conduzione alla buona, familiare, ognuno si arrangia a fare qualcosa. La posso aiutare io? L'accompagna in tavolo? Grazie, sì. Prego, prego. Venga, venga. Va bene qui, vicino al caminetto? Benissimo. Allora. Questa sera ci sarebbe un'ottima zuppa di funghi. Ma lei è di... del luogo? Sì, Pergine Sedocchi. Ma Io sono perfetto. nato, cresciuto e sviluppato in questi foggi ameni. E allora è proprio quello che mi serviva. Cosa? No, non si preoccupi, intendo... io sono una scrittrice Sì? e sono qui per una piccola vacanza, però... Ho capito, Però mi... figlia Domiccione è una fava, si riposa, scrive, magari Sì. si innamora anche perché sai, in questa armonia...
Oh, ci riprovo anche la mezzia, davvero no, nel primo caso. Allora... No, mi interesserebbe sapere qualche storia strana, particolare su Pergine. Se gli viene in mente qualcosa, magari mi può ispirare... No, ci sarebbe una cosa molto curiosa. Sì? Che mi ricordo... Allora, senti, si tratta di una ventina d'anni fa, io non c'ero, ero a lavorare all'estero. Questa situazione la dirigevi mio papà. E proprio qui, in questa locanda, accadde un fatto un po'... un omicidio, si dice. Come si dice? Sì, si dice perché il caso è rimasto irrisolto. Che nella polizia, negli organi competenti, vollero arrivare in fondo alle indagini. E il ragazzino che fine ha fatto? Il ragazzino è sparito, si sono perse le tracce, non si sa. È interessante, potrebbe essere un buon inizio. La ringrazio tantissimo. No, mi scusi se le ho fatto perdere tempo. Mi è venuta una fame... Allora... Per primo si era detto ci sarebbe un'ottima zuppa di funghi o volendo anche delle meravigliose pappardelle cinghiali. Però anche, guardi, siccome questi primi sono un po' forti, se volesse saltare i primi e prendere, ci sarebbe un'agnella scotta lì. Quello. Permesso? Venga, venga. Buongiorno. Buongiorno. Senta, mi scusi, è possibile consultare l'archivio comunale? Sono una scrittrice. Ah, una scrittrice? E di che cosa? Di romanzi gialli. Ah. E vorrei documentarmi su alcuni fatti di cronaca del paese. E che anno le interessava? Il 1980. Sì, ha ragione, perché il 1980 per il comune di Pergine è stato un anno molto particolare. Sono successe molte cose. Venga, raccomando. Grazie. Prego. Venga, si accomodi. E se
se non vado errato, il 1980 dovrebbero essere questi tre volumi. Ecco, sì. Grazie. Prego, però mi raccomando, appena finito rimetta tutto in ordine. Certo, non si preoccupi. Buon lavoro. Grazie mille. Prego. Signorina, mi scusi ma devo chiudere. Ah, mi scusi, ha ragione, vado via subito. Grazie. Scusi. Ah, una cortesia, non è che sa dov'è il commissariato di polizia? Buongiorno. Buongiorno, dica. Sono Elisabetta Ferri, avrei appuntamento con l'ispettore Giusti. Sì, un attimo. Margiotta, la signorina qui ha un appuntamento con l'ispettore, ci pensi te? Sì. Sì, solamente il tempo di qualche chiarimento. Signora, solo qualche domanda. Solo qualche domanda. Va bene. E allora l'aspetto domani. D'accordo? Grazie, arrivederci. Margiotta. Ispettore, c'è la signorina Ferri. Sì, faccia comodo. Prego. Prego, si accomodi, signora. Grazie, Margiotta, può andare. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io, come le ho detto per telefono, sto scrivendo un libro e mi interesserebbe sapere qualcosa di più sui fatti accaduti alla locanda nel 1980. Sì, il duplice omicidio. Infatti. Ecco, io credo che ci siano dei risvolti interessanti al riguardo. Tipo? Per esempio, il bambino. Che fine ha fatto il bambino? Senta, signora, lei faccia quello che crede, ma io non posso accedere alla sua richiesta. E poi, peraltro, questo caso è stato archiviato da tempo. Sì, è stato archiviato come caso irrisolto. No, mi scusi, non volevo offenderle, è solo... Sì? Ho capito. D'accordo, dica che arriviamo subito. E mi raccomando, preparate la volante. Bene. Signora, mi dispiace, ma devo lasciarla. E comunque si ricordi, questo paese è piccolo e su questa storia la gente ne ha dette tante. E poi le ripeto, il caso è stato archiviato da tempo. Ma vede, io sono convinto... No, guardi, lei ci scriva sopra una bella storia, con grandi dettagli. E si ricordi che in questo paese troverà spunti di fantasia aiosa. Ma sempre di fantasia si tratta. E adesso, se non le dispiace. La ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.
Lei sta cercando questo libro qua. Venga, venga. Le posso offrire qualcosa, va bene? No. Non dica di no che mi offendo. Ecco lei. Questo è mio. Poco, eh? Ecco lei, pochissimo. Ecco qua. Alla locanda! E lei come fa a sapere? Beh, perché il 50% delle persone che vengono qua mi chiedono dei libri o della locanda. Ho semplicemente azzeccato. Tutto qua. Lei di dov'è, mi scusi, perché? Di Roma. Sono qui per una piccola vacanza. Ho capito, vedo che si troverà bene qui. È un onore essere ospite di questo paese. Aspetti che... Sa come? Grazie. Sa, in questo paese accadono molte cose strane. Ecco, ad esempio... Vede questa villa? Ecco, questa villa è stata trovata l'impronta della zampa di un gallo. La leggenda vuole che il demonio prese la forma di un gallo per catturare la bella proprietaria. Poi... Vede queste due ville? Queste due ville sono unite da un cunicolo. Ecco, all'interno di questo cunicolo sono stati trovati dei paramenti sacri, molti, molti oggetti. E pensi che sono state fatte all'interno delle due ville delle messe nere, dei riti satanici, delle orge. E poi... Ecco, vede questa abitazione? In questa abitazione ci sono delle storie che parlano di fenomeni paranormali. Voci nella notte. Scusi, ma della locanda non c'è scritto niente? La locanda? Sì. Ma è già stata ad informarsi dalla polizia? Sì. Lasci perdere, quell'ispettore è insopportabile. Comunque, io mi chiamo Sebastiano. Molto piacere. Elisabetta. Piacere. Voglio tutti i clienti qui e voglio essere aggiornato sui rilievi e sul cadavere. Non si può. Ma io ho tutta la non mia... Non si può. Ho tutta la mia roba dentro. Ma lei chi è, scusi? Una cliente della locanda. Passi, la ringrazio. Margiotta, me ne manda un altro, per favore. Prego, signora. Si accomodi. Ma che succede? Ci interrogano per l'omicidio del locandiere. Non ci credo. Sì. Mi sa proprio che finché non abbiamo parlato con l'ispettore, non ci faranno uscire. Signorina Ferri? Thank you.
tu che ci fai qui? Ah, ciao, come hai detto? Dico che ci fai qui. Passavo. Senti, devo lasciare il paese. L'ispettore ha detto di fare le valigie e di andarmene via. Tu non è che sai quando passa la corriera per la stazione? Allora? E quella? Quella? Cosa? La valigetta, Sebastiano. Ma che hai? La valigetta. Ma sei strano, che c'è? È che mi dispiace perché te ne vai. Lo so. L'ispettore è stato molto chiaro. Ha detto di fare le valigie e di andare via. Oppure di trovare un altro alloggio, ma io qui non conosco nessuno. Ma tu che stai qua da tanto tempo, non è che conosci qualcuno che mi può ospitare per un po'? Perché mi scoccia andarmene domani. Scusate, i clienti della locanda sono pregati di preparare le valigie e liberare le stanze entro un quarto d'ora. Va bene, arrivo subito, grazie. Beh, devo andare. Elisabetta, se non ti scoccia, potresti essere mia ospite. Casa mia, spazio ce n'è, è grande. Tua ospite, ma dici davvero? Va bene, vado a prendere le valigie e vengo subito. E tanto non starò molto. Ma che c'è là dentro? Shhh, sbrigati, te lo dico dopo. Dai. L'ispettore mi terrà continuamente aggiornata sull'evolversi delle indagini. Sono sicura che lui e i suoi uomini faranno un ottimo lavoro. E per favore, lasciate stare ipotesi di presenze soprannaturali in questo caso. Questi concetti mettono pergine la sua gente in cattiva luce. Adesso scusatemi, ma ho una riunione in provincia. Grazie, arrivederci. Attenzione ai libri che abbiamo letto in biblioteca. Dai, rimaniamoci. Allora, cos'è che ha notato di strano alla locanda? Mi sembra piuttosto semplice. Non vuole essere disturbato. Chi? Il fantasma. Quale fantasma? Nella locanda c'è un fantasma. Un fantasma? Senti, io ho studiato molto quello che accadde 20 anni fa e c'è qualcosa che non mi torna. Cioè? Scommetto che l'ispettore Giusti ti ha liquidato con molta facilità quando sei andata ad incontrarlo. Che c'entra questo? C'entra, c'entra. Devi sapere che all'epoca molte persone sostenevano l'esistenza di fenomeni paranormali. Infatti la polizia dovette mettere agli atti che molti credevano che la morte dei due fosse dovuta ad uno spavento avuto nel vedere un fantasma nelle camere da letto. Come sai però, fu provata l'esistenza del barbiturico 31 come elemento dell'omicidio. Eppure, secondo te, c'è qualcosa di meno. Dai, no, vieni con me. Ma dove? Dai, non ti preoccupare, vieni. Ma giù, vieni, vieni. È un posto incredibile. Pensa, era un rifugio di guerra. Dai, vieni, dai. Thank you.
c'è tutto l'occorrente per verificare l'esistenza di ectoplasmi attraverso lo sviluppo di particolari formule chimiche. Oggi volevo analizzare i dati che ho raccolto sul luogo. Beh, allora sei a buon punto. Eh sì, però servirebbe un aiutante. Tu sei matto. Comunque, se vuoi, ti aiuto volentieri a cercare il fantasma. Comunque, devo dire che da quando ho vinto il concorso interno e mi hanno trasferito qui, che non ho trovato un aiutante più degna di te. Spero tu abbia passato una bella serata. Molto. Ti ringrazio davvero di tutto. Buonanotte. Perché non chiedere? Che cosa? No, dico, se tanta gente ha pensato al fantasma, ci sarà un motivo, no? Io non ci credo, però la cosa mi affascina. Potremmo chiedere a qualcuno in paese, no? Ma hai sentito parlare di morte per terrore? Studi neanche tanto recenti hanno dimostrato che in persone deboli di cuore questo fenomeno può accadere. Cioè, tu dici che... Certo! Prendi un cardiopatico, gli fai provare un grosso spavento e boom! Ciao, cuore. Sì, vabbè, in un cardiopatico forse. Il locandiere lo era. Problemi renali e due attacchi di cuore negli ultimi 5 anni. Ci siamo. Eureka. Senti, ma perché non interpelliamo qualcuno? Non voglio ficcanaso qua dentro. Ma cos'hai capito? Intendo fare qualche domanda a qualcuno del paese, magari alle persone più anziane. Fai pure, per me e per il suo tempo. Vabbè, allora vorrà dire che mentre io vado a interpellare qualcuno, tu rimani qui a sperimentare. È successo? Allo svincolo di Levana. D'accordo, andiamo subito. Giotta, un incidente. Ci hanno chiamato per il rilievo. Si rende conto di quello che dice? Commissario, io ero allo svincolo di Levane, proprio dietro la curva dei Montozzi, quando è sbucato da una stradina. Ho girato con la macchina per evitarlo, ma ho picchiato nel guardarail. Non sono commissario, innanzitutto. E poi mi dica, come era vestito? Vestito? Eh già. Aveva... mi sembra una... Oddio, commissario, non mi ricordo bene, no. Non sono commissario. Lei non ha visto un bel niente. E la smetta! Non esistono i fantasmi! Le dico di sì!
Avanti, Zucchetti, la smetta con questa storia o sarò costretto a trattenerla. Io la smetto, però guardate che l'ho visto. Basta, basta. Margiotta, gli dia una tazza di tè e lo accompagni a casa. Avanti! Buongiorno. Buongiorno. Prego. Grazie. Si accomodi. Metto... Prego. Grazie. Grazie. Dica. Circa una settimana fa. Circa. Era il 10, mi sembra. Se ricordo bene era il 10. Forse era il 12. Insomma, in una data fra il 10 e il 12 io mi trovavo nel potere del Bianchini, no? Erano all'incirca le 5 del pomeriggio. Forse a pensarci bene anche le 7 del pomeriggio. Insomma, fra le 5. Scusi. Vabbè, pazienza. Era freddore. Insomma, fra le 7 e le 5 del pomeriggio e mi trovavo. A un certo punto, perché bisogna essere precisi quando, no? A un certo punto, da un cespuglio che non era tanto lontano da me, questo cespuglio, io ho sentito un rumore, un farfuglio, qualche cosa tipo le frasche che si muovevano. Io subito ho detto, che cosa sarà mai? Ho avuto anche paura. Ora lei, mi rendo conto, non ci crederà nemmeno, però io, vedendo la cosa... Ma come faccio a crederle se lei non racconta le cose per bene? Sì, ho capito, ma... Continui, per favore. Ma sono cose delicate queste, perché io... Ascolti, veniamo al fatto. Sì, ho capito, va bene. Allora, in pratica, io ho avuto... Insomma, io ho sentito da questo cespuglio qualche cosa che si muoveva, ma poi anche un suono, non delle grida, qualche cosa che assomigliassero a dei suoni. Io, allora, mi sono fatto coraggio e mi sono avvicinato al cespuglio. Poi ho anche un po' guardato. Insomma, io a quel punto ho visto qualcosa di chiaro, un chiarore che si... Insomma, ho visto un lenzuolo che si muoveva, era un fantasma che volava via, era un fantasma. Ho visto un fantasma che senza mai andava via. Va bene. Ho avuto anche paura. Adesso basta con queste minchiate. E ho avuto paura, però. Basta. Può andare. La prego, vada via. Vada. Però l'ho visto io. Vada. Aspetti. Ah, scusi. Mi viene a prendere o può via da me? Arrivederci. E comunque rimanga a disposizione. Buongiorno. Arrivederci. Thank you.
Salve! Ispettore, lo so che non sono una donna, ma così mi offende. Ma che mi prende per il culo, Stolfi? E cerca fantasma? Senta, se non la pianta con il suo sarcasmo, chiederò che la mettono a pulire tutti i cessi del comune. Chiaro? Vada via, Stolfi. Sono stato chiaro? Vada via! Via! Particolare, le solite cose. E ho tempo per un bagno? Un bagno? Adesso? Beh, sbrigati perché fra mezz'ora si mangia. Va bene. Volo. Stiamo ritardo stasera, sì. Niente fatto. Che ci sa fare il solito grondino? Andiamo. Perché? Vai. Oh Mario, scusa, me lo metteresti un po' di ghiaccio? Come mai il ghiaccio stasera? Si rinfresca un po' la bocca. Due. Vai. Sai che fo? Io lo vedo liscio, mi garba di più così. Alla tua. Grazie Mario, ci si vede. Io è molto tempo che sono qui. Capisco. Avrei più impegni a casa. Senti, Sebastiano, parliamoci chiaro. Il fantasma non esiste. Saranno allucinazioni. Come? Allucinazioni? Ma sì, allucinazioni sono quelle sensazioni inconsce che poi si risvegliano così all'improvviso. Come nei sogni, no? Non esiste il fantasma. Ma come fai a dire questo? È tutto il tempo passato insieme a studiare, a sperimentare, a indagare. Lo so, calmati. L'hai letto il giornale? Quell'uomo era malato. Balle! Dai, per favore, Sebastiano. Ma che sono stupido? E tutti gli altri che l'hanno visto come me sono tutti stupidi? Ma io non ho detto questo, anzi, guarda, se io fossi l'ispettore cercherei di andare più a fondo in questa storia per mettere fine a queste fantasie. Così mi offendi. Ma non voglio offenderti. Io sto solo cercando di farti capire.
Comunque, se ti fa piacere, il fantasma nel mio libro ci sarà. Springs a time.